bell. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ciao, sono Fabio Baldassarre e sono qui per preparare dei piatti per questo Santo Natale. Facciamo oggi per la vigilia, vi do alcuni consigli. La prima ricetta è uno spinarello intamburrato con le verdurine in agrodolce. Io amo molto usare questi pesci meno usati normalmente. Il Natale è un ritrovo, insomma, di gusto, di sapore e di famiglia, quindi si ha il tempo anche di scegliere dei pesci un po' più diversi. Allora, prima di tutto abbiamo messo dell'acqua a bollire, andiamo a mettere un po' di vino, un po' di aceto, ecco così, per creare un agrodolce. Mettiamo un po' di sale, un po' di sapore. Ecco, la parte importante della mia cucina, almeno, sono le erbe aromatiche. Io le metto tipo a fare un tè, in modo che prenda sapore. Questi profumi, questo mediterraneo che voglio far uscire in questo pesce. Allora, intanto l'acqua va avanti, abbiamo messo il vino, abbiamo messo l'aceto, il sale. Andiamo a preparare le verdurine. Prendiamo la zucchina e tagliamo a losanghette così, in modo dei taglietti un po' di forma. È una festa, quindi bisogna dargli un po' di forma, no? Un po' di gioco, di colore. Ecco qua. A prendere il cetriolo, lo sbucciamo così, una parte la lasciamo a pelle, una parte togliamo, sempre per questo gioco di colori che diamo. Andiamo sempre un po' così dei tagli alla losanga. Se vi piace anche la zucca potete usare, che è sempre un'ottima scelta stagionale, quindi anche i carciofi, se non li avete fritti. Io non l'ho messo in questo caso perché normalmente a Roma si usano fritti come in tutta Italia. Quindi andiamo a mettere i broccoli, che è la prima cosa che mettiamo, che hanno la cottura un po' più lunga. Dopo mettiamo le zucchine, dopo un po'. Le possiamo fare anche separatamente se le preparate, anche il giorno prima le possiamo preparare, in modo che il 24 o il 25 fate il vostro vassoio con tutto già pronto, insaporiti, e mettete solo il pesce. Dopo la carota e per ultimo il cetriolo. Andiamo avanti, vediamo un attimino, almeno c'è un bollire. Senti, ecco i profumi, ecco la cosa bella non è cucinare, mangiare, cioè è il profumi degli ingredienti, questo voglio a Natale, ritrovare i profumi. Le verdure importanti, come sapete, le lasciamo sempre croccanti, in modo che mantengono il colore, ma anche tutti il sapore, insomma. Ecco, giusto un pochettino, bello croccantino. Ho messo un po' di aceto e vino, se avete visto bene, in modo da spezzare, no? C'è il profumo del vino, l'acidità del vino, insieme a quello con l'aceto, perché tutto aceto forse potrebbe essere molto aggressivo, quindi amo molto mischiare. Potete usare, insomma, i vini del territorio, oppure un bel Sauvignon, un bel Traminer. Facciamo asciugare, li mettiamo dopo dentro una ciotola e dopo andiamo a mettere un po' di sale, anche un po' sale grosso che esce un po' più lentamente, un po' di olio, pepe, perfetto così. Ecco. Dopo andiamo a mettere, io amo molto la menta, quindi rinfrescare il tutto. Ma per gli amanti possono mettere anche un po' di aglio, io non lo metto, lo lascio neutro, no? In modo che siete voi, sapete i gusti della vostra famiglia, quindi
questo è importante. Dopo andiamo a prendere un po' di pomodorini secchi, se ce l'avete secchi oppure sotto olio, come volete. Facciamo julienne, un po' di olive. Queste sono le baresi, quelle infornate, che io amo molto perché penso che è molto italiano questo. L'importante è trovare i vecchi sapori, il vecchio colore, quindi ci troveremo dei colori stupendi, il rosso, il verde, il nero dell'oliva. Facciamo quasi una giardiniera, no? Una giardiniera come potete trovare tutte le case, molto, molto fresca. Ecco, perfetto. Facciamo macerare per alcuni minuti, ho detto anche il giorno prima o la mattina del 24 potete farlo, e facciamo riposare. Ed ecco qui il nostro pesce, lo spinarello come lo dicono a Roma, o palombo. Ecco, come dicevo, abbiamo bisogno per questa ricetta di pesci poveri, carnosi allo stesso tempo ma bianchi. Questo pesce già venduto senza pelle, quindi molto, molto facile. Andiamo a fare un po' così. Ecco, la tradizione, diciamo, classica, soprattutto napoletana, mettono il capitone, no? Molte famiglie ancora si usa, però questi pesci è molto bello questo farlo anche fritto, no? Fritto pastellato in mezzo ai frittini di Natale, che è molto, molto buono. Vedete la carne bianca, corposa, bella, polposa. Ecco, la cosa bella è che questo non ha spine, questo. Quindi una volta tolta la spina centrale, vedete, è molto veloce farla. In questo periodo è bello anche farsi consigliare, diciamo, dal nostro pescivendolo di fiducia. È bello andare nei mercati, scoprire i nuovi arrivi. Uno fa delle ricettine che si può sbizzarrire. Sapete che l'inverno c'è più varietà nella scelta, mentre l'estate, diciamo, un po' i caldi, un po' i fermi. Ecco, tagliamo a pezzetti così, no? Anche uno diverso un po' dall'altro. Ad esempio, buone sono le polpette, ecco, se vi piacciono potete fare anche delle buonissime polpette di spinarello o palombo, no? Andiamo a accendere una bella padella antiaderente, andiamo a scaldare, prendiamo un po' di farina, mettiamo un po' il nostro piatto, non troppo, un po' di olio, non troppo. Le ricette unte, a Natale ci sta, perché la ricettina unta buona, no? Al stesso tempo, perché io lo passo un po' in padella, questo potrebbe essere anche fritto. Ecco qua, infariniamo. Vedete l'alberello di Natale, proprio il clima, eh? Oggi vi ho messo anche un grembiolino rosso per il periodo, no? In Abruzzo, ad esempio, fanno la razza a tamburata, si dice, che vengono serviti su un setaccio, che è molto bello, nella zona di Vasto. Mettiamo un po' di sale, cottura, poco, un po' di pepe. Ecco, un po' all'ultimo, vedete, il pepe specialmente, se lo mettete prima in padella si brucia e ti dà il cattivo sapore. Una cosa che amo molto, la parte acida, teniamo qualche spicchietto, dopo lo vediamo, lo mettiamo qui, invece in mezzo lo mettiamo dentro, ecco, e dà proprio questi aromi buoni. Ecco qua, mettiamo un altro po' di, anche l'ultimo un po' di, così, menta, dare ancora sapore, farci dei sapori. Ecco, questo, diciamo, è un pesce cotto bene, qui deve essere, ho detto, quasi padellato, fritto, insomma, anche addirittura. Perfetto così. E spingiamo. Andiamo a prendere le nostre verdure. Ecco, quello che vi dicevo, metto qualcuno così spremuto,
qualche fetta intera e dopo lo ritrovate nel piatto. Alterniamo un po'. Ecco lo spicchietto che vi dicevo, almeno chi vuole aggiungere l'acidità, profumo, serve per sgrassare anche, molto buono. Abbiamo ancora un po' di radicchio, un po' di rosso. Ed ecco qua, il piatto è finito, uno spinarello tamburrato con giardiniera di verdura, erba aromatica, buono, semplice e familiare. Fabio Baldassare, Riprese per la Gola, vi auguro un buon Natale.